Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati. Andiamo con l'ordine, con il numero 97. E appunto è sempre per l'assessore Chianella un'interrogazione presentata dal consigliere Smacchi. Lavori di manutenzione straordinaria a strada regionale 452 della Contessa. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Grazie Presidente, buongiorno alla Giunta, buongiorno ai colleghi consiglieri. Allora Assessore, parliamo dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada regionale 452 della Contessa, in particolare della messa in sicurezza di un viadotto di circa 110 metri. Si tratta di un progetto elaborato e finanziato dalla provincia di Perugia, a cui la Regione ha devoluto la competenza, mantenendo però la titolarità della strada. Presenta un costo di circa 260.000 euro ed è prevista una durata di lavori, per quanto riguarda almeno il tempo, di circa 4 mesi. Allora, la prima cosa, fermo restando la necessità e la improrogabilità di tali lavori, come mai, Assessore, si è scelto proprio questo periodo? Perché questi lavori dovrebbero iniziare per noi di Gubbio dopo i Ceri, per chi non è di Gubbio dopo il 15 maggio. Questo significa arrivare sino alla metà di settembre, quindi prendere tutta la stagione estiva. Ricordo che quella è una strada di collegamento importantissima, innanzitutto perché collega la città di Gubbio e il comprensorio dell'Alto Chiascio con l'Adriatico. Allo stesso tempo perché sono presenti in quella strada delle strutture ricettive anche importanti che sono state fortemente penalizzate già dalle conseguenze del post-sisma, e una tale chiusura durante il periodo estivo comprometterebbe anche la possibilità di un eventuale rilancio in quei mesi. Allora, da un lato, quindi, se c'è questa necessità di affrontare questi lavori per la messa in sicurezza proprio in questo periodo, Assessore, come si intende salvaguardare la mobilità, soprattutto il traffico pesante, visto che ci sono delle aziende importanti, in particolare quelle del cemento, che utilizzano quella strada? Allo stesso tempo, come si può salvaguardare il futuro delle attività ricettive turistiche che sono lungo quella direttrice? Grazie. Grazie. Prego. Grazie Presidente, grazie Consigliere Smacchi. Allora, sulla base degli atti di giunta adottati si evidenzia che con deliberazione 1652 del 2015 sono state assegnate e impegnate risorse a favore della provincia di Perugia per interventi sulle strade regionali di competenza. In particolare l'intervento riguardante la strada regionale 452, cosiddetta della Contessa, ha per oggetto un adeguamento di barriere, un risanamento di appoggi, giunti di idratazione e impermeabilizzazione del ponte al chilometro 3 più 350 e l'importo del finanziamento regionale è pari a 366.000 euro. L'area viabilità della provincia, per quanto riguarda appunto le modalità di gestione, ci comunica quanto segue, cioè che in data 21 aprile scorso si è svolta una riunione indetta dalla provincia di Perugia con l'Associazione degli Autotrasportatori di Gubbio, in cui si è concordato di dirottare il traffico pesante in uscita verso la strada regionale 219 Piandassino, a partire dalla rotatoria di Gubbio per procedere poi verso Fossato di Vico, Scheggia e Cagli. A Cagli avviene lo scarico delle merci dai mezzi che, una volta alleggeriti, possono percorrere nel senso inverso la strada regionale 452 della Contessa in direzione Gubbio, quindi il ponte al chilometro 3 più 350, dove sarà istituito il senso unico alternato e posto il limite di carico a 30 tonnellate per il tempo occorrente per eseguire i lavori. Tale soluzione concordata comporterà un aumento del percorso di circa 25 km, che è stato riconosciuto accettabile appunto da presenti a questa riunione. In tale sede è stato inoltre concordato che il senso unico alternato, regolato da apposita ordinanza, sarà attivato immediatamente dopo la festa dei Ceri, quindi dopo il 15 di maggio prossimo. I lavori previsti avranno una durata di circa 120 giorni, sarà premura della provincia e dell'impresa di poterli, diciamo così, ridurre. Per la prossima settimana, il prossimo 8 maggio, è stato fissato un ulteriore incontro della provincia di Perugia con un legale rappresentante dell'Associazione dei Ristoratori nelle zone limitrofe,
per analizzare se necessario modificare l'intesa raggiunta con l'associazione degli autotrasportatori. Quindi diciamo che c'è la massima attenzione da parte della provincia di Perugia e anche da parte nostra, perché diciamo che gli interventi di manutenzione straordinaria incidano in modo tale che ci siano meno disagi possibile sia ai ristoratori, sia ai cittadini, sia ovviamente agli operatori economici. Grazie Assessore, prego Consigliere Chianella. Invito per i presenti in aula a stare un po' in silenzio cortesemente, per i colloqui possiamo utilizzare gli spazi esterni all'aula del Consiglio. Prego Consigliere. Grazie Assessore Chianella. La sua risposta è per me soddisfacente, nel senso che credo che questi ulteriori incontri partecipativi volti a ridurre al massimo i disagi vadano nella direzione giusta. E glielo dico soprattutto perché noi di Gubbio e del comprensorio siamo stati in qualche modo oggetto in passato di chiusure di quella stessa strada per lavori alla galleria della Contessa, con fortissimi disagi, lunghe code e rallentamenti, soprattutto nei weekend, dato che la stagione estiva ormai è in partenza verso l'Adriatico e di ritorno dall'Adriatico, in particolare nei giorni di venerdì, sabato e domenica, negli orari dal 10 a mezzogiorno e dalle 18 alle 21 per il rientro. Quindi se si riesce a trovare, pur ormai in questa programmazione che a mio modo di vedere poteva essere anticipata o posticipata, ma se ormai è stato deciso ne prendo atto, se si riesce a mettere insieme le esigenze della messa in sicurezza da un lato, dall'altra quella della mobilità e dall'altra ancora quella dei ristoratori, di chi ha delle attività, sarebbe sicuramente la direzione giusta. E lo dico perché avrebbe poco senso investire risorse di tutti gli umbri nella promozione del territorio e nel rilancio turistico se poi si creano disagi agli stessi turisti. Grazie. Grazie. Gelate primaverili in Umbria, gravi danni all'agricoltura regionale, richiesta al Governo nazionale del riconoscimento dello stato di calamità naturale, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego Consigliere Fiorini. Grazie Presidente. L'ondata di gelo che ha attraversato nell'ultimo periodo tutto il centro nord Italia non ha risparmiato l'Umbria, dove si segnalano danni in particolare nel settore vitivinicolo e ortofrutticolo. Interpellato dalla stampa, Marco Caprai, presidente di Confagricoltura Umbria, valuta i danni alla produzione agricola tra il 40 e il 100%, ritenendo con le dovute proporzioni tale situazione un vero e proprio terremoto. Una prima stima dei danni provocati dal brusco abbassamento delle temperature ammonterebbe su tutto il territorio nazionale a circa 100 milioni di euro, come dichiarato da Roberto Moncalvo, presidente nazionale Coldiretti. Stima per difetto, conclude infine Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, secondo cui da un punto di vista agronomico non c'è rimedio a questi sbalzi di temperatura che avvengono in questa fase primaverile, in cui molte coltivazioni sono in prefioritura. A fronte di queste considerazioni, come da più parti richiesto, e per l'impatto economico su un settore strategicamente rilevante per l'Umbria, appare inderogabile quindi l'attivazione delle procedure presso il Governo nazionale per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Pertanto si chiede alla Giunta se intende attivare l'iter sopracitato al fine di dare prontamente risposta a quegli agricoltori colpiti da questo fenomeno così repentino e violento. Grazie. Prego Consigliere. Grazie Signor Presidente, grazie Assessore. Interventi straordinari per ingenti danni subiti dall'agricoltura a causa di avverse condizioni meteorologiche. Sottoscritti, preso atto dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, provocando ingenti danni con effetti devastanti su vigneti, frutteti e coltivazioni orticole e di cereali. Considerato il fenomeno interessato a molte zone del territorio regionale, facendo verificare un'emergenza per tutta l'agricoltura umbra, la stessa emergenza verificatasi in questi giorni, questi ultimi giorni, potrà causare perdite di raccolto fino al 90% della prossima vendemmia, ma anche per l'ortofrutta in genere. Evidenziato che numerose sono le segnalazioni pervenute da parte di aziende della media Valle del Tevere, dell'Eugubino e dell'Alta Valle del Tevere, che hanno registrato pesanti danni generalizzati a tutte le superfici vitate,
e alle culture tutte, l'abbassamento, inoltre abbassamento delle temperature sotto lo zero e le gelate notturne ripetute in questi ultimi giorni hanno colpito le colture che il clima primaverile aveva risvegliato e quindi più vulnerabili agli sbalzi di temperatura. Interrogano i consiglieri Chiacchieroni e Nevi per sapere, la Giunta regionale per sapere se intende attivare tutte le procedure necessarie al fine di richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per la Regione Umbria per supportare le numerose imprese agricole nel territorio fortemente danneggiato da questi eventi ed un'eventuale proroga delle scadenze dei piani di investimento. Grazie. Grazie, prego Assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente le due interrogazioni che hanno lo stesso contenuto sono in diretta con quanto avvenuto nelle ultime settimane, dal momento che appunto ci sono stati sbalzi di temperatura molto forti che hanno determinato gelate che rischiano di compromettere la produzione del vino, quindi di produzione dell'uva, ma ha avuto danneggiamenti anche chi ha ortofrutta, quindi soprattutto determinate piante da frutto e anche ortaggi, sapendo anche che le settimane precedenti che avevano temperature molto alte avevano per assurdo fatto sì che le fioriture e anche l'inizio della fruttificazione fosse molto più avanti rispetto agli anni precedenti. Naturalmente non sono norme regionali quelle che regolano gli aiuti alle imprese in caso di calamità naturali, ma l'ultimo norma di riferimento, la 102 del 2004, è un decreto legislativo che consente di poter dare una mano agli agricoltori fino ad un massimo del 65% per pagare le polizze assicurative che appunto hanno bisogno di almeno un 30% che la soglia dei danni sia superiore al 30% e che in ogni caso appunto un aiuto concreto viene dato per stipulare le assicurazioni. La stessa norma dice anche che naturalmente tutte quelle produzioni che sono assicurabili, siccome il pubblico ti aiuta nell'assicurazione, tutte le produzioni che sono assicurabili non possono essere risarcite con il Fondo di Solidarietà Nazionale gestito dal Ministero. In Umbria le produzioni sono tutte assicurabili, quindi compreso l'ortofrutta e la produzione dell'uva, la conseguenza è che giuridicamente è impossibile risarcire con il Fondo Nazionale di Solidarietà Nazionale appunto queste produzioni. Nonostante ciò, come assessori regionali all'agricoltura, alla conferenza della Commissione Politica Agricole della settimana scorsa, abbiamo approvato un documento unitario per chiedere al Governo una qualche forma di deroga per consentire o aiuti o anche sgravi fiscali o comunque di venire incontro appunto a questi produttori nel caso in cui non avesse coloro che non hanno assicurazioni, sapendo che in alcune parti del territorio, quello più in piano, perché nella media collina e nella collina mi dicono che i danni sono molto inferiori, appunto di prevedere qualche forma di aiuto. Naturalmente il servizio regionale si muoverà da un punto di vista ufficiale non appena le comunità montane avranno messo a disposizione i dati che stanno raccogliendo nel territorio, perché si fa presto a dire tot danneggiamenti percentuali e milioni di euro. La verità è che intanto i danni che provengono dalle gelate non si vedono il giorno dopo, ma dopo qualche settimana, e allo stesso tempo quando avremo una stima sia delle superfici che quantità delle colture, attiveremo come regione, così come le altre regioni, anche sulla base di quanto appunto stabilirà il Ministero nel momento in cui appunto prenderà in considerazione il documento che unitariamente come regioni abbiamo messo a disposizione. Grazie Assessore. Prego Consigliere Fiorini, mi scusi. Grazie Presidente, ma mi ritengo io almeno soddisfatto parzialmente. Mi auguro
che la Regione vigili su questa grave situazione in cui versa l'agricoltura regionale dopo eventi meteorologici così eccezionali ed imprevisti, affinché non subentri negli operatori del settore colpiti la rassegnazione e il senso di abbandono. Pessimi compagni di viaggio per chi svolge un'attività di per sé già difficile e gravosa. Auspico che si prendano tutti i provvedimenti necessari per ovviare a questa nuova emergenza, per dare risposte puntuali e concrete all'agricoltura umbra, non scartando nessuna possibile iniziativa da intraprendere mediante fondi speciali di aiuto, sospensione delle rate dei mutui, sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, anticipo dei pagamenti delle misure agroambientali, del PSR, delle PAC e delle assicurazioni grandine. Grazie. Quindi, visto che ha replicato il consigliere Fiorini, adesso lasciamo replicare per la interrogazione che ha presentato il consigliere Chiacchieroni, e lasciamo replicare il consigliere Nevi. Prego. Grazie Presidente, noi prendiamo atto della risposta dell'assessore, ci rallegriamo del fatto che la Regione si è fatta carico di questa problematica e speriamo, Assessore, che la questione sia seguita passo passo anche con il Governo nazionale, a livello nazionale, perché è assolutamente indispensabile che si dia una risposta in tempi anche certi, insomma, che non finisca come purtroppo sono finite tante richieste di calamità naturale del passato che purtroppo non sono state mai riconosciute. Qui c'è stata veramente una cosa pesante, come diceva lei, in pianura. Penso che le comunità montane stanno accertando i danni in modo serio e quindi che si possa fare in modo che ci sia una risposta appunto celere a questi agricoltori e soprattutto viticoltori colpiti in modo grave, e la gelata incide su purtroppo la produzione per anni, quindi insomma con perdite di fette di mercato importanti in tempi tra l'altro non facili. Grazie per adesso. Grazie consigliere Nevi, e adesso sì, riprendiamo dalla prima interrogazione all'ordine del giorno. Si tratta di una interrogazione rivolta all'assessore Paparelli e presentata dal consigliere Squarta. Chiarimenti urgenti circa l'entità del contributo destinato allo svolgimento del tratto umbro del Giro d'Italia. Prego consigliere Squarta. Sì, grazie Presidente. Io ho voluto fare questa interrogazione per sapere se è vero quello che abbiamo appreso non solo dagli organi di stampa, ma anche dai comuni direttamente interessati, anche da comuni governati dal centro-sinistra. Quindi mi riferisco non solo a Montefalco, ma al comune di Foligno. Cioè abbiamo il Giro d'Italia, una tappa importante, Foligno, Montefalco, Bevagna. Abbiamo 190 paesi collegati da tutto il mondo, milioni di telespettatori. Quindi un'occasione unica affinché una terra che deve risollevarsi dal terremoto possa far vedere le nostre bellezze, quindi come utilizzare meglio queste occasioni anche per promuovere il turismo dell'Umbria, nei tre forse borghi più belli d'Italia. Allora, un Giro d'Italia che costa molto, circa 200.000 euro più IVA, e abbiamo avuto la notizia che dal turismo, quindi non nelle altre voci di altri assessorati, dal turismo, quindi una materia importante che dovrebbe forse far capire l'importanza della manifestazione, sono arrivati solo 10.000 euro. Io spero e credo che sia uno scherzo, perché se oggi abbiamo una regione che in materia di turismo, su un'occasione così importante, dà solo 10.000 euro, quando i restanti sono in gran parte sostenuti dai privati, cioè dal consorzio lì del posto e dai comuni e da altri assessorati della regione, credo che se fosse vero, cioè che ad oggi la Regione nel turismo da solo 10.000 euro, sarebbe una cosa veramente a dir poco agghiacciante. Quindi vogliamo sapere se è vero. Grazie, prego Assessore Paparelli. Ma Presidente, devo dire che sono, consigliere Squarta, sono abbastanza allibito dallo stile istituzionale con cui lei ha esordito nell'illustrare l'interrogazione. Noi non asfaltiamo le strade, non diamo i contributi in base ai colori dei comuni, centrodestra, centrosinistra o quant'altro.
è anche un po' di ignoranza di carattere istituzionale, perché vede, a prescindere dal fatto che possiamo avere opinioni diverse sul fatto che la promozione turistica, il fatto, diciamo, come ha scritto qualche autorevole giornalista, che la promozione e la ripresa turistica dell'Umbria passi dal Giro d'Italia, un evento importante, fondamentale, come ce ne sono tanti altri al quale non mancheremo, quando e qualora richiesto, di dare il nostro contributo, così come leggo su autorevoli quotidiani che la partecipazione alla BIT sarebbe diventata l'elemento fondamentale, quando sono 10 anni che gli operatori, consigliere Ricci lo sa, ci chiedono di non partecipare più alla Borsa del Turismo di Milano, che peraltro ha cambiato data, si è spostata di 2 mesi e che non è certamente più ormai da anni l'appuntamento, diciamo, dove si incontra la domanda e l'offerta internazionale in Italia. Ma, diciamo così, chiusa la parentesi, la Regione opera, come lei dovrebbe ben sapere, consigliere Squarti, in materia di contributi attraverso 2 leggi, la legge regionale 19/2009 sullo sport, che è in itinere le modifiche, che prevede il sostegno solamente a progetti, eventi e manifestazioni di natura dilettantistica. La legge sul turismo, alla quale lei fa riferimento correggendo il titolo dell'interrogazione, prevede l'istituzione, come per la legge sullo sport, di un capitolo conosciuto da tutti i consiglieri e dalle istituzioni, il 53-50. I contributi vengono erogati tramite un disciplinare stabilito dalla legge, i cui criteri sono predeterminati dal Consiglio regionale. Le domande si fanno online attraverso dei moduli prestabiliti e prestampati, predisposti, divisi in 2 semestri, con 2 finestre, 30 marzo e 30 settembre, e saranno valutati dagli organismi tecnici competenti. Ma la cosa, diciamo, curiosa è che con queste modalità, e anche per riferimento all'entità del contributo che non risulta da ciascun altro, forse si fa riferimento al fatto che qualche anno fa, a un precedente tappa del Giro d'Italia di Foligno, furono concesse 10.000 euro di contributo dal turismo, forse lei fa riferimento a quello, perché attualmente non risulta agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport alcuna domanda di contributo per la tappa a cronometro del Giro d'Italia Foligno-Montefalco presentata da enti pubblici e o associazioni secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente. Conseguentemente non è stato adottato dal medesimo servizio alcun atto che preveda alcun impegno di spesa a favore di qualsiasi voglia soggetto finalizzato all'organizzazione della tappa a cronometro che coinvolge parte del territorio umbro. Quando e come saranno presentate le domande di contributo secondo le modalità previste dalla normativa regionale, non mancheremo certamente di corrispondere a un evento, diciamo, che è, riteniamo, importante, anche se non determinante, per le sorti del turismo umbro. Questo tempo, vale, assessore, ovviamente per quello che riguarda i settori di mia competenza. Non conosco e non sono a conoscenza di domande presentate secondo norme di legge in altri settori che non siano quelli del turismo e dello sport. Prego, consigliere Squarta, per la replica. Io rimango allibito, perché io capisco che lei parla giustamente di ignoranza, di quant'altro. Io ho visto anche un video recente che avete anche rimosso in parte, di promozione turistica dell'Umbria, dove qualcuno sosteneva che c'erano state delle vittime a Norcia, quindi in ambito di turismo o di promozione turismica penso che dovreste fare grandi riflessioni per le figure che state facendo in Italia e fuori dall'Italia. Ma detto questo, a noi ci risulta che il Comune di Montefalco non solo ha mandato delle lettere raccomandate non solo ad ottobre, ve la mandate anche il 22 di marzo. Poi è normale, anche a livello istituzionale, basta che parla col sindaco Mismetti, ma anche col sindaco di Montefalco, magari viste le volte che vi sentite anche per altre questioni, gli uffici avrebbero potuto anche interloquire, visto anche le modalità, lei mi parla online o quant'altro. La verità oggi è che la Regione Umbria, nel settore del turismo, per il Giro d'Italia, tutti devono sapere, riconosce poi, anzi dice che forse neanche è vero, 10.000 euro.
Quindi avremo, quindi non è vero, neanche 10.000 euro, complimenti, continuate con gli spot che avete fatto, che sono spot fantastici per rilanciare il turismo in Umbria, quindi oggi saranno a carico nella quasi totalità dei comuni e del consorzio dei privati, tranne una parte che è stata, diciamo, piccola, circa credo sui 30.000 euro da parte dell'assessorato all'agricoltura. Quindi detto questo, qui abbiamo scoperto le carte, neanche i 10.000 euro come turismo. Allora, passiamo all'oggetto numero 89, tempi di riattivazione del Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale sull'attività motoria. Curiamo informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Casciari. Sì, grazie Presidente. Questa è una interrogazione per cercare di far ripartire il Curiamo, che è un acronimo di cui appunto il significato è di un centro universitario di ricerca interdipartimentale sull'attività motoria, che è nato nel lontano 2009 con la firma di un primo protocollo tra l'Università degli Studi di Perugia e la Regione Umbria, sottoscritto con un obiettivo molto, diciamo, ambizioso e anche, devo dire, innovativo, cioè quello di sviluppare dei programmi di presa in carico multisettoriali, endocrinologici, psicologici, con una visita dietologica e anche una valutazione dello stato fisico per quei soggetti affetti da diabete mellito, obesità, ipertensione e in genere di processi associati comunque all'invecchiamento. Quindi era un programma molto ambizioso che comunque è ancora attuale, visto che a oggi l'incidenza di patologie cardiovascolari e metaboliche è sempre più attuale, e per prevenirle e anche per accompagnarle in una terapia efficace, certamente allontanare molti di quei fattori di rischio definiti modificabili, come sono ad esempio il fumo, l'abuso di alcol, l'alimentazione non equilibrata e in primis la sedentarietà, è un obiettivo che non solo deve essere un gold standard per la nostra sanità, ma che appunto è anche tra le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha stimato che l'inattività fisica da sola è concausa di 2 milioni di morti all'anno nel mondo. Quindi qualora, senza poi considerare cosa significhi una buona alimentazione, un'attività fisica adeguata e vorrei dire anche adattata, e su questo ci tornerò dopo, consente anche a chi è già in terapia di risparmiare in termini di prescrizioni farmacologiche. C'è una stima che dice che nei pazienti affetti da diabete di tipo 2, quindi chi fa una terapia per il diabete, che non è quello solo insulino dipendente, con un'attività fisica adattata comporta un risparmio di 400 euro all'anno di prescrizioni farmaceutiche a paziente. Nella nostra regione certamente non siamo esenti dall'essere, diciamo, di avere un alto tasso di obesità. E in questi anni il Curiamo ha preso in carica più di 1.500 casi, e di questi 650 hanno raggiunto l'obiettivo finale di allontanare i fattori di rischio modificabili. Ultimamente il Curiamo ha ricevuto anche un riconoscimento internazionale come buona pratica evidence-based. La Regione Umbria, con la delibera del 4 agosto 2014, aveva dato mandato al direttore generale dell'azienda, dell'ASL1 e dell'università, di siglare una convenzione. Questa convenzione, che consentirebbe al Curiamo di lavorare ancora con la prenotazione CUP, come aveva fatto in passato, è stata siglata nel lontano gennaio 2016, ma a oggi il Curiamo è inattivo. E quindi chiedo all'assessore quali sono state le criticità che hanno fatto sì che questa convenzione si sia fermata lì e che il personale del Curiamo e i pazienti sono in attesa che vengano riaperte appunto le prenotazioni CUP. Prego assessore Barberini, chiedo cortesemente il rispetto dei tempi, altrimenti sforiamo. Sì, la convenzione con Curiamo e lo stesso Curiamo, lo stesso centro, è una delle attività su cui l'assessorato alla sanità e le aziende sanitarie dell'Umbria credono fortemente. Esso dovrà inserirsi anche all'interno
delle attività che sono state avviate dalle aziende sanitarie territoriali, in particolar modo l'attività fisica adattata che è stata deliberata dalla Giunta regionale con in data 28 dicembre 2016, però nella sostanza si vuole dare ancora forza e vigore a questo progetto, a questo centro regionale, questo centro universitario. Non a caso la convenzione è stata sì firmata il 22 gennaio 2016, ma non appena la giunta regionale aveva assegnato un fondo, una linea finanziaria dedicata alla ASL 1 proprio per permettere l'avvio di questo percorso. Nel frattempo ci sono stati un po' di ritardi riconducibili a una comunicazione giunta solo nel dicembre 2016 da parte della Università di Perugia, sono stati forniti i nominativi dei dipendenti da convenzionare ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato sottoscritto tra l'Università e la Regione. Solo con nota del 18 aprile 2017 è stata comunicata sempre dalla predetta università il nominativo del direttore del centro universitario di ricerca interdipartimentali e chiaramente questo ha determinato la individuazione di un nuovo referente. L'azienda sta provvedendo in questi giorni alla individuazione del personale di propria competenza previsto nell'accordo da dedicare al progetto, così come sta cercando in questi giorni di definire al meglio l'organizzazione per l'apertura del CUP e per l'attività conseguente esercitata dal Curiamo. La Università di Perugia, nella nota a cui facevo riferimento prima, del 27 dicembre 2016, ha indicato come personale da convenzionare due psicologhe, una unità amministrativa e una unità di area tecnica. Su questo versante la ASL 1 sta cercando di capire e definire quali di queste figure possono essere convenzionate, in particolar modo non potrebbero essere convenzionate le figure amministrative. Comunque è nostra ferma intenzione, quella della ASL, di arrivare all'avvio, o meglio alla prosecuzione formale effettiva del progetto nell'arco temporale di 3 o 4 mesi, non appena saranno definite e completate queste procedure, e comunque deve essere individuato realmente il personale che è formalmente convenzionabile, che non può essere quello amministrativo. Però si conferma il pieno sostegno a questo progetto e a questo centro. Grazie. Grazie. Assessore, prego velocemente per la replica, consigliere. Bene, sono soddisfatta e soprattutto mi fa piacere che l'assessorato abbia seguito questo progetto che è ancora di più innovativo, visto che ne ha parlato anche l'assessore, la Regione Umbria, così come altre regioni, si stanno muovendo anche per l'attività fisica adattata, che credo che sia una risposta in termini di prevenzione e anche terapia di alcune patologie che dobbiamo sempre più sostenere. Grazie. Grazie. Quindi riprendiamo dallo 192, una interrogazione del consigliere Ricci. Servizio di media ed alta velocità ferroviaria Frecciarossa lungo la tratta Terni-Perugia-Milano, attivazione del servizio medesimo e della fermata dei convogli ferroviari Frecciabianca nella stazione di Spoleto come misura compensativa per danni indiretti post sisma 2016, intendimenti della giunta regionale, iniziativa della stessa a riguardo. Prego, consigliere Ricci. Grazie Presidente dell'Assemblea Legislativa. Già al momento dell'approvazione del Piano Regionale dei Trasporti veniva messo in rilievo la necessità di migliorare le infrastrutture ferroviarie e, in attesa del miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, si parlava di misure compensative. E ricordo anche a coloro che ci seguiranno attraverso i sistemi della comunicazione televisiva che era scritto un dato fra le misure compensative: 18 convogli ferroviari aggiuntivi per migliorare il sistema passeggeri e pendolari
ma anche la raccomandazione di prevedere dei sistemi ferroviari e dei servizi a mercato che, per essere concreti, potevano sedimentarsi, ad esempio, nella definizione della fermata del treno Freccia Bianca a Spoleto e soprattutto, come è emerso nelle ultime settimane, l'attivazione del servizio Freccia Rossa 1000 a media alta velocità, trasformando il treno Tacito in Freccia Rossa 1000, toccando l'itinerario a partire da Terni per le stazioni di Spoleto, Foligno, Assisi, Terontola, Arezzo, nodo in cui il convoglio ferroviario poteva entrare in alta velocità, verso poi la direttrice Firenze, Bologna e Milano. Voglio precisare che la Regione Basilicata, sottolineo la Regione Basilicata, ha attivato un servizio a rango velocità mista molto simile a quello declinabile con la trasformazione del treno Freccia Bianca, o meglio del treno Tacito, in treno Freccia Rossa 1000. È un treno, un convoglio ferroviario che si attiva da Taranto, arriva nelle stazioni di Metaponto, Ferrandina e Potenza, percorrendo binari a scartamento ordinario, ovviamente a bassa velocità, per entrare a Salerno in linea alta velocità e proseguire in questo caso a Napoli, Roma e nuovamente verso Milano. Il costo complessivo del servizio attivato in Basilicata è di circa 3 milioni di euro. Peraltro viene specificato che il costo è stato determinato a valere sui fondi europei 2014-2020. Quello che chiediamo è che si attivi un percorso tecnico amministrativo simile, ma anzi quello che chiediamo è che probabilmente si parla spesso di danni all'immagine prodotti al turismo a causa del sisma, i cosiddetti danni indiretti. Io credo che occorrerebbe chiedere al Ministero Infrastrutture e Trasporti, al governo italiano, che si attivi su Trenitalia appunto per prevedere la trasformazione del treno Tacito in treno Freccia Rossa 1000 a rango in parte ridotto, in parte ordinario ad alta velocità, perché tra l'altro intercetterebbe anche la stazione di Spoleto e quindi la Valnerina, con evidenti benefici dal punto di vista dello sviluppo turistico e dei danni prodotti come misure compensative dal sisma 2016-2017. Grazie. Bene, risponde l'assessore Chianella. Grazie, Presidente. Come già è stato evidenziato in analoghe e recenti interrogazioni, ma anche con interventi sulla stampa, occorre premettere che l'implementazione di collegamenti ferroviari veloci con il sud e il nord Italia è resa particolarmente complicata dalla situazione infrastrutturale, cioè dalla nostra rete complementare a semplice binario, che mal si presta alla circolazione di treni che superano agevolmente la velocità di fiancata di 160 km orari. La stessa direttissima Orte-Roma a breve sarà percorsa da treni che dovranno avere velocità di fiancata dopo il 2020 non inferiore a 200 chilometri orari. Per scongiurare il rischio di questa marginalizzazione, derivanti non certo da scelte nostre, ma da scelte molto precedenti di governi centrali, appunto quando si decise di dotare il Paese di una infrastruttura ferroviaria longitudinale tirrenica-adriatica, isolando di fatto la regione dell'Umbria, il Piano Regionale dei Trasporti, e già evidenziato appunto nel precedente anche Piano dei Trasporti, propone la realizzazione di questa nuova stazione a V che permetterà di utilizzare parte dell'offerta dei servizi circolanti sulla linea direttissima. Come è noto, perché lo abbiamo reso noto anche con comunicati stampa o comunque con interviste,
Noi abbiamo interessato Trenitalia di verificare se tecnicamente è possibile utilizzare un Frecciarossa, diciamo così, allungandolo da Arezzo verso Perugia. Non abbiamo ancora avuto risposta, però lo abbiamo già fatto. Lo abbiamo fatto prima ancora di questa polemica che circa 15-20 giorni fa si è scatenata nella regione dell'Umbria su queste questioni. Siamo in attesa appunto di una risposta. La questione del Tacito che ha citato l'interrogante, il consigliere Ricci, è tecnicamente non praticabile perché interessa quattro regioni. Tra l'altro questa è una proposta che circola ormai da oltre un ventennio e non è stata mai, diciamo così, praticata per difficoltà oggettive sostanzialmente. A tal proposito occorre anche precisare che i servizi dell'alta velocità non rientrano nella gestione ordinaria del contratto di servizio, come tra l'altro è stato detto, sottoscritto appunto dalla Regione, quindi la commissione di questi servizi non può prescindere dal rispetto delle procedure, tra l'altro di evidenza pubblica o dall'interesse eventualmente manifestato anche da ulteriori gestori dei servizi ferroviari diversi da Trenitalia. Debbo precisare che la Regione Basilicata è vero che ha fatto recentemente questa operazione che ha avuto un costo di 3.200.000 euro, che però questi treni portano, non è stato detto perché i nostri uffici sono ovviamente in contatto con gli uffici della Basilicata, portano, diciamo così, velocità che superano di poco i 70 km orari, quindi questo la dice lunga sulla diciamo miglioramento del servizio che comunque può esserci nel momento in cui il treno poi rientra nella direttissima e ovviamente raggiunge le mete prefissate. Relativamente invece, e concludo, alla fermata della stazione di Spoleto dei treni Frecciabianca, si ribadisce l'impegno assunto per il ripristino del servizio, sebbene in diverse occasioni a decorrere dal 2014 c'è tutta una corrispondenza con Trenitalia dove la Regione ha chiesto l'attivazione, anche se in modo, diciamo così, sperimentale, di questa fermata. E da ultimo, recentemente, proprio in questi giorni, abbiamo richiesto nuovamente a Trenitalia, soprattutto in questo periodo diciamo di giugno, quando si svolgerà il Festival del Monte, di verificare la possibilità di attivare una fermata Frecciabianca. Ho finito, non abbiamo al momento avuto risposta e siamo in attesa. Qualora ci fossero sviluppi saremo pronti ovviamente a informarne, a informare questa sala. Grazie, prego consigliere Ricci per la replica. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, concordo con l'assessore che sono prioritari i raddoppi ferroviari Spoleto-Terni e il raddoppio selettivo sempre ferroviario della Foligno-Terontola. Però voglio ricordare a chi mi ascolta e anche ai colleghi consiglieri regionali che qui si tratta di un punto politico molto semplice. O si decide che questo è un servizio prioritario per l'Umbria e lo si attiva, o si dice che non è un servizio prioritario per l'Umbria e non lo si attiva. È semplicemente una scelta, non è un problema tecnico, perché vi invito ad andare a vedere gli elementi infrastrutturali che ho appena citato lungo la linea che ho appena citato a scartamento ordinario in Basilicata, Taranto, Metaponto, Ferrandina, Potenza, fino all'aggancio a Salerno. È la stessa cosa che si potrebbe determinare ancor meglio fra Terni, Spoleto, Foligno, Assisi, Terontola, con l'aggancio ad Arezzo in alta velocità. E soprattutto vi invito a valutare che il contributo della Basilicata è di circa 3 milioni di euro già deliberato, sto leggendo ciò che dice la Regione Basilicata, a valere sui fondi europei 2014-2020. Io dico, signori consiglieri regionali, parliamo di misure compensative per danni indiretti provocati dal sisma, compensative dei danni che abbiamo avuto, soprattutto al turismo, che il Governo italiano, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si attivino su Trenitalia
per dare all'Umbria, soprattutto in questo momento, un servizio che sarebbe di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio e la compensazione dei danni che abbiamo avuto sul turismo a causa del sisma. Grazie. Grazie. Oggetto 96, ancora un'interrogazione per l'assessore Chianella. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Dunque, la mia interrogazione vuole richiamare e vuole ottenere delle risposte dalla Giunta sulla volontà. Quello vogliamo conoscere che cosa vuole fare la Giunta della società Umbria Mobilità e del servizio dei trasporti. Noi abbiamo fatto tante interrogazioni sul tema, lamentando da tanto tempo, da mesi, il fatto che non era stato presentato un bilancio e quindi non avevamo i dati. Il 2 di maggio abbiamo avuto modo di avere il bilancio presentato e se prima eravamo preoccupati, oggi lo siamo 10 volte di più. La situazione, giusto per ricordare agli altri consiglieri che non l'hanno vista, al 31/12/2015 avevamo fideiussioni per 171 milioni di euro, di cui 151 milioni verso Roma TPL, una società che dire che sta peggio di Umbria Mobilità è una gentilezza, guardate. Debiti complessivi 121 milioni di euro, perdita 14 milioni di euro. Valore della produzione, ovvero ricavi, diciamo così, di questa società 5 milioni di euro. Allora ditemi, accantonamenti per rischi 15 milioni di euro. Ma ditemi, se io ho tutti questi milioni di euro di debiti, come è possibile continuare un'attività con 5 milioni di euro di valore della produzione? Questa è una società che doveva essere messa in liquidazione e probabilmente ci sarà una responsabilità per gli attuali amministratori che non l'hanno messa in liquidazione, perché chi i numeri li conosce ci mette 3 minuti a capire che la situazione è questa. Di conseguenza, di fronte a questo io vorrei sapere che cosa si deciderà di fare della trasformazione o dell'affidamento a Umbria Mobilità del servizio trasporti e quindi della costituzione di agenzia, per con tutti i rischi che questo potrebbe comportare. È stato chiesto anche un parere a uno specialista, il quale ha risposto che la costituzione di un fondo destinato a uno specifico affare non garantisce assolutamente che questi fondi non possano essere aggrediti. Grazie. Prego, assessore Chianella. Grazie Presidente. La Regione è impegnata in un processo di riorganizzazione del trasporto pubblico locale e l'Agenzia per la Mobilità a Gestione Unitaria potrebbe essere uno strumento di gestione al fine di una razionalizzazione delle risorse e un efficientamento gestionale. La delibera del Consiglio di Amministrazione da lei citata nella interpellanza depositata, con la quale si è chiesto a un esperto un parere, fa parte di approfondimenti assolutamente necessari a chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda, di questa questione, al fine di scongiurare appunto attraverso ipotesi finanziarie il pignoramento delle risorse rivenienti dal Fondo Trasporti e proteggerli da eventuali aggressioni da parte dei terzi creditori. Il riferimento alle fonti di stampa a cui lei ha fatto appunto riferimento nella sua interpellanza, i riferimenti alle fonti di stampa a volte non costituiscono l'esatta interpretazione delle cose, possono esserci state negli articoli supposizioni o ipotesi avanzate appunto da chi l'articolo l'ha scritto. Anche stamattina leggiamo cose che non sono esattamente corrette su questa questione, appunto sulla stampa. Relativamente alla situazione debitoria, dobbiamo dire, lo afferma anche lei nella sua interpellanza, essa è sensibilmente migliorata. Informo che all'ultima assemblea della scorsa settimana, cioè del 2 maggio, il bilancio 2015 dell'azienda è stato approvato, così come a breve verrà approvato il bilancio 2016. E rispetto alle indiscrezioni della stampa di stamattina, dobbiamo dire che l'azienda riporta una perdita di alcuni milioni di euro che non sono che sono conseguenti al rispetto delle normative vigenti in merito agli accantonamenti obbligatori di risorse. Altro aspetto, la richiesta del parere fa parte, come dicevo, di approfondimenti appunto utili a chiarire, per approfondire e per operare. Il parere poi di oltre 20 pagine è molto articolato e va interpretato in ogni sua parte. Altro aspetto invece è lo studio conosciuto, avviato ormai da tempo, è finalizzato a individuare il percorso volto a trasferire l'infrastruttura ferroviaria
dalla Regione dell'Umbria in capo allo Stato. Nel frattempo, a seguito della pubblicazione recente del decreto legge 50/2017, la legge ha stabilito che sarà appunto RFI a gestire il patrimonio a livello nazionale di tutte le reti interconnesse e non presenti sul territorio nazionale, e quindi questa è una questione che riguarda ovviamente anche la nostra FCU. Nell'accordo da stipulare tra MIT e RFI e Regione dell'Umbria nel più breve tempo possibile, comunque dopo la convocazione da parte del MIT per stabilire i criteri, le modalità e le procedure, sarà ricompreso anche il trasferimento del personale oggi dedicato all'infrastruttura, attualmente dipendente della società Umbria DPL. Ai fini di una più opportuna chiarezza in merito a compiti e responsabilità di gestione, si ricorda che attualmente il servizio ferroviario che si svolge sull'infrastruttura, appunto ferroviaria FCU, è gestito da Bus Italia ed è regolato da un contratto di servizio quinquennale. La gestione invece dell'infrastruttura FCU è regolata da concessione sottoscritta tra Regione e Umbria DPL. La Regione ha mantenuto l'impegno del riconoscimento a Umbria DPL del corrispettivo annuale da usare per le manutenzioni ordinarie, mentre per la manutenzione straordinaria sono disponibili risorse trasferite alla Regione dal MIT sulla base di accordi di programma risalenti alla fine degli anni 90 e primi anni 2000 e tuttora in vigore. La vicenda legata poi al Fondo Trasporti, su cui è un riferimento che lei fa nella sua, su cui la magistratura penale ha concluso le indagini, non ha niente a che vedere con Umbria DPL, in quanto le risorse per onorare il corrispettivo previsto per le manutenzioni ordinarie normalmente e abitualmente provengono da risorse della Regione dell'Umbria e non dallo Stato. Concludo, sto concludendo Presidente, in aggiunta, ai fini di una migliore comprensione del pagamento del corrispettivo da parte della Regione e della società, si fa notare che in tale importo annuale sono ricompresi i costi del personale, delle utenze, del conto energia, delle assicurazioni, della manutenzione dei mezzi, compresi quelli di cantiere e altre spese obbligatorie. Conoscevamo il parere, Pro Veritate, e non ci sono allo Stato pericoli né alle finanze regionali né al trasporto pubblico locale nel suo complesso, né tantomeno rischi di carattere occupazionale per le maestranze che sono in capo Umbria Mobilità. Valuteremo alla luce degli approfondimenti eventuali soluzioni alternative e avremo modo di parlarne. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Liberati per la replica. Ma noi chiediamo, a fronte delle sue parole, un consiglio dedicato, perché non è possibile che, alla luce dei milioni, delle centinaia di milioni di debiti accumulati, si continui a procedere così nell'ordinaria amministrazione, e occorre, a nostro parere, andare avanti su un'indagine approfondita per quanto riguarda i contratti, gli appalti, le proroghe, i frazionamenti, gli illeciti frazionamenti. Ripeto, quello che sta succedendo altrove succede talora anche qua dentro. Noi abbiamo presentato atti, esposti, documenti su documenti talora censurati. Io vi invito a vigilare, a custodire le risorse di questo ente con l'opportuna attenzione, con l'opportuna cura, con l'opportuno zelo. Credo che su questo non occorra ostacolare, ma favorire quanto di meglio le dinamiche di trasparenza e di buona gestione, anziché appunto fare il contrario o riderci sopra, come spesso è stato fatto qua dentro. In questo senso credo che la Commissione dedicata potrà svolgere sicuramente un ruolo importante. Finora è rimasta quanto mai poco attenta o comunque inerte rispetto a questi processi. Ripeto, stiamo parlando di centinaia di milioni di euro per volta. Se a voi sta bene, ad altri probabilmente non andrà bene. Bene, grazie. Allora, abbiamo concluso la sessione del question time. Grazie.